La fama di Giustiniano è dovuta più che all'impresa di riconquista dell'Occidente, che ebbe una durata temporanea, alla sua opera di legislatore. Egli infatti fu il promotore di un'opera di risistemazione e di codificazione di tutte le leggi della tradizione romana, il cui risultato finale fu il Corpus Iuris Civilis, la raccolta del diritto civile. Quali sono le ragioni alla base di tale operazione? I bizantini avevano ereditato dai romani un imponente insieme di norme e di leggi che, essendosi accumulate nel tempo, si ripetevano o peggio si contraddicevano e quindi potevano essere interpretate in modi diversi. Il diritto romano, infatti, non aveva avuto caratteri sempre unitari e non fu mai codificato. Le diverse norme legislative non furono cioè riunite e armonizzate in una raccolta ufficiale coerente e ordinata. Il carattere dispersivo e contraddittorio delle norme legislative arrivò a compromettere, alla fine del IV d.C., l'esercizio della giustizia. La compilazione delle leggi che Giustiniano affidò a una commissione di esperti giuristi nasceva dunque da un'esigenza soprattutto pratica: armonizzare l'insieme di norme ereditato dall'antichità romana con le leggi prodotte dai contemporanei per facilitare e rendere più efficiente e rapido l'esercizio della giustizia. L'altra motivazione, più profonda, era quella di preservare la preziosa eredità giuridica dell'antichità romana, garantendo la continuità dell'elemento latino-romano in un mondo di forte contaminazione con culture estranee a tale eredità come quelle dei barbari. Tra il 529 e il 534 un immenso lavoro di studio, selezione e riscrittura portò all'elaborazione di una raccolta composita di leggi, articolata in quattro sezioni. Il codice, una raccolta di tutte le leggi e degli editti emanati dagli imperatori a partire dal secondo secolo d.C. Il digesto, termine che significa raccolta, che riuniva tutte le sentenze emanate dai giuristi romani, le istituzioni, un manuale per lo studio del diritto e le novelle, le leggi emanate da Giustiniano dopo il 534. La compilazione di Giustiniano permise la sopravvivenza del diritto romano, che in seguito avrebbe ispirato la cultura giuridica dell'intera civiltà europea. Essa costituì in sostanza la fonte principale del diritto medievale e moderno in tutta l'Europa.